40 anni di lavoro, 320.000 messi in corso d'ore, 18 ore al giorno, 16 ore di autotrasportatore. E dopo un attimo mi hanno portato via tutto quanto. Noi le azioni le abbiamo comprate quando la banca era cooperativa, non azionista. Non avrei mai investito in azioni e ci hanno truffato. In centinaia sono arrivati a Roma per protestare davanti a Montecitorio. Sono i risparmiatori truffati dalle due ex popolari venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, a promuovere l'iniziativa pacifica, l'associazione vittime del Salvabanche e il movimento difesa del cittadino del Veneto, con il sostegno di altre 6 associazioni. Chiedono alla politica, in particolare al nuovo governo, di tutelare con forza oltre 200.000 azionisti beffati. Di Maio ci ha promesso, nell'assemblea che ha fatto a Treviso il 10 dicembre con la neve, che ci avrebbe restituito come i soldi, come è nel punto 9 del suo programma. Quindi noi aspettiamo che adesso mantieni la promessa fatta. La paura in tanti di loro, ormai quasi una certezza, che il decreto approvato dal governo Gentiloni non basterà a colmare la voragine. È un decreto che non soddisfa nessuno, perché mette a disposizione 100 milioni di euro in 4 anni per 210.000 persone, che sono quelli che sono i soci che sono stati frodati, derubati, ridotti sul lastrico delle due banche popolari venete. Il rischio è che a migliaia di risparmiatori l'accesso al fondo sarà precluso e resteranno con un pugno di mosche, contestate Intesa San Paolo, che da questa operazione avrebbe tratto solo vantaggi, Banca Italia e Consob, che non hanno vigilato a sufficienza. Così continueranno a manifestare finché non otterranno giustizia.